Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Debridact, capsula molle, Alfa Sigma SPA, ultimo aggiornamento, 26 agosto 2021. Cos'ha Debridact, capsula molle? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Debridact, capsula molle durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Debridact, capsula molle? Debridact, capsula molle ha un farmaco a base del principio attivo trimetbutinammaleato, appartenente alla categoria degli antispastici e nello specifico anticolinergici sintetici esteri con gruppi aminici terziari. È commercializzato in Italia dall'azienda Alfa Sigma SPA. Debridact, capsula molle può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Debridact 150 mg 20 capsule molli. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Alfa Sigma SPA. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. C. Principio attivo. Trimetbutinammaleato. Gruppo terapeutico. Antispastici. Forma farmaceutica. Capsula molle. Indicazioni. Trattamento del colon irritabile negli adulti e negli adolescenti al di sopra dei 14 anni. Posologia. Posologia. La dose raccomandata a 300-450 mg al giorno, pari a 2-3 capsule al giorno. La dose massima giornaliera a 600 mg, pari a 4 capsule al giorno. Non superare la dose massima raccomandata. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Debridact negli adolescenti di età inferiore ai 14 anni. Durata di trattamento. La durata massima di trattamento negli adulti è di 8 settimane, salvo diversa rivalutazione clinica. La durata massima di trattamento negli adolescenti 14 anni è di 3 settimane, salvo diversa rivalutazione clinica. Popolazioni speciali. Pazienti con insufficienza epatica e renale. Non sono disponibili dati. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ileo paralitico e patologia ostruttiva dell'apparato gastrointestinale. Colite ulcerosa. Megacolon tossico. Allergia alle arachidi e alla soia. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Questo medicinale contiene sodio etilepareidrossibenzoato e il sodio propilepareidrossibenzoato. Può causare reazioni allergiche, anche ritardate. Questo medicinale contiene meno di 1 mole di sodio, 23 mg, per capsula, cioè essenzialmente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Non sono note interazioni. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Debridact, capsula molle durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Debridact, capsula molle durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Gli studi sugli animali non hanno evidenziato effetti teratogeni, vedere paragrafo 5.3. Ci sono dati limitati sull'uso di Debridact nelle donne in stato di gravidanza, meno di 300 gravidanze, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Debridact può causare vertigini e sonnolenza, pertanto può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse al farmaco sono derivate da studi clinici, dai dati clinici pubblicati per il principio attivo e dai dati di segnalazioni post-marketing di Debridact. Di seguito sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In letteratura sono stati riportati casi di abuso intenzionale, tentativo di suicidio, o di abuso accidentale di trimetbutina. Alte dosi di trimetbutina orale, dalle 3 alle 50 volte superiori alla dose giornaliera raccomandata, hanno causato disturbi neurologici, perdita di coscienza, coma, sonnolenza, convulsioni, disturbi del linguaggio, miosi, pause respiratorie, sudorazione profusa e disturbi cardiaci, tachicardia ventricolare, ipertensione, sintomi di prolungamento del tratto QT. Questi effetti sono comparsi entro 3 ore dall'assunzione della trimetbutina. Non ha noto un antidoto specifico.
In caso di sovradosaggio, i pazienti devono essere sottoposti a stretto monitoraggio per individuare segni o sintomi di reazioni avverse e deve essere istituito immediatamente un appropriato trattamento sintomatico e di supporto. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali euroanticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari codice ATC, A03A05. La trimetbutina ha una molecola di sintesi ad azione regolatrice di ELA, proprietà farmacocinetiche. Studi con la molecola marcata hanno dimostrato una impregnazione elettiva in quelle zone dell'apparato gastroenterico in cui sono presenti i plessi nervosi autonomi di Meissner e Auerbach. Distribuzione. L'impregnazione ha dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety farmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione. Elenco degli eccipienti. Olio di soia, oli vegetali idrogenati, cera d'api, lecitina di soia, olio di soia idrogenato, gelatina, glicerolo, sodio etilepareidrossibenzoato, sodio propilepareidrossibenzoato, titanio biossido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Debridact, capsula molle a base di trimetbutina maleato sono Debridact, granulato, Debridact, soluzione, uso interno, digerent. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.